Perfetto, allora grazie Paola, grazie a tutti coloro che partecipano sia pure da remoto a questo secondo incontro del corso di formazione e aggiornamento dedicato ai drammi del confine orientale. La settimana scorsa abbiamo avuto la conferenza di Eric Gobetti incentrata sull'occupazione nazifascista dei Balcani, la resistenza jugoslava e il dramma delle foibe. Volevo ricordare che la registrazione della conferenza di Gobetti è già disponibile sul nostro sito, così come lo sarà entro un paio di giorni anche la registrazione dell'incontro di questa sera. Il nostro relatore è un amico, Enrico Miletto, è ricercatore di storia contemporanea all'Università di Torino, ha collaborato per diversi anni e continua a collaborare con la Fondazione Vera Nocentini di Torino, con l'Istituto Piemontese per la storia della Resistenza e la società contemporanea, Giorgio Agosti, l'Istoreto, e con tutti gli istituti della rete collegata al nazionale Parvi. Tra i suoi molti studi si è occupato della storia di Torino industriale, dei movimenti migratori, della Seconda Guerra Mondiale e dell'associazionismo in Piemonte, ma ha studiato a fondo soprattutto le vicende legate appunto al confine orientale. Ha pubblicato numerosi saggi fin dal 2005 con Franco Angeli, con Il mare negli occhi, storia, luoghi e memorie dell'esodo istriano a Torino. 2 anni dopo, nel 2007, sempre con Franco Angeli, Istria allo specchio, storia e voci di una terra di confine. Poi ha curato un volume collettaneo, Senza più tornare, l'esodo istriano, fiumano e dalmata, e gli esodi nell'Europa del Novecento. Nel 2019 ha pubblicato un volume presso la casa editrice Rubbettino particolare, dal tema particolare, il titolo lo indica, Gli italiani di Tito, la zona B del territorio libero di Trieste, l'emigrazione comunista in Jugoslavia. È un volume che abbiamo avuto il piacere di presentare proprio un anno fa qua ad Asti, qualche giorno prima dell'inizio di questo lungo e infinito lockdown. È un volume che racconta un piccolo controesodo di un qualche migliaio di militanti comunisti che, soprattutto nell'area di Monfalcone, si è trasferito nel nuovo stato jugoslavo per contribuire alla costruzione del nuovo Stato e nuovo regime socialista, spesso andando poi incontro non solo ad amare sorprese in senso negativo, ma anche andando incontro spesso a persecuzioni in seguito al contrasto che è insorto tra Tito e Stalin nei primi anni 50. Miletto ha pubblicato recentemente, credo alla fine dello scorso anno, un altro volume che si intitola Il Novecento di confine, l'Istria, le foibe, l'esodo, nella collana storica di storia contemporanea di Franco Angeli, ed è un volume che coniuga il rigore della ricerca storica con un taglio divulgativo, che è sempre un'operazione difficile, ma assolutamente indispensabile, per fornire non solo agli addetti ai lavori, ecco, gli strumenti per comprendere in questo caso la storia del confine orientale, in cui le foibe e l'esodo
rappresentano un aspetto sicuramente drammatico, tragico, doloroso, ma sicuramente anche non l'unico elemento di quella complessità che è la storia del Novecento, soprattutto in quell'area del Nord Adriatico. Abbiamo chiesto ad Enrico Miletto di parlarci della seconda parte di questo dramma, cioè l'esodo. Un esodo che lo accennavamo già la volta scorsa con Eric Gobetti, fa parte di una delle tante eredità della guerra. L'esodo giuliano-dalmata, infatti, si inserisce all'interno di un quadro europeo, ma non solo europeo, direi mondiale, post-bellico, in cui si registrano spostamenti forzati di decine di milioni di persone in tutto il mondo e di quasi 18 milioni di europei solo, di cui l'esodo giuliano-dalmata è una parte che risponde a delle logiche post-belliche legate alla ridefinizione dei confini sanciti dal Trattato di Pace di Parigi del 47. Ancora una piccola osservazione che è emersa in parte già la volta scorsa, che è bene sottolineare, secondo me. Si parla spesso, riferendosi a quest'area del Nord Adriatico, all'area istriano-dalmata, come a un'area storicamente e tradizionalmente italiana. In realtà la presenza italiana è sicuramente plurisecolare, ma altrettanto sicuramente minoritaria rispetto alle altre etnie che abitano da altrettanto tempo quest'area. Dal punto di vista statale, poi a partire almeno dall'inizio del Settecento, quest'area è stata per 200 anni circa sotto il dominio austriaco e poi austro-ungarico, con un breve intermezzo di 10 anni di dominio francese, napoleonico-francese. L'appartenenza allo Stato italiano è durata 24 anni solo. Sono 24 anni caratterizzati soprattutto dalla politica di nazionalizzazione forzata operata dal regime fascista, ma 24 anni sugli ultimi 2 secoli e mezzo, diciamo dall'inizio del Settecento alla metà del Novecento. Quindi in questo senso è un territorio che può vantare giustamente delle radici linguistiche, culturali, economiche di insediamento italiane, che però dal punto di vista di un certo irredentismo di ritorno non sono, dal punto di vista storico, secondo noi, giustificabili. Io chiederei a Enrico, a questo punto, di iniziare il suo intervento. Credo che abbia predisposto una serie di slide per cui potremo seguire diciamo anche attraverso l'ausilio dei testi e delle immagini, il suo ragionamento. Grazie, Enrico. Grazie a te Mario, intanto buonasera a tutti e a tutti, ringrazio davvero dell'invito e dell'opportunità di svolgere questo pomeriggio con voi. Anche per l'amicizia, insomma, l'ha già detto Mario, siamo insomma, che ci lega da un po' di anni ormai. Allora, io oggi vi parlerò dell'esodo giuliano-dalmata e vorrei farlo iniziando da una foto. Quindi io la prendo, come dire, farò una panoramica anche europea, soprattutto prima di arrivare a definire nel dettaglio la questione giuliano-dalmata. Allora, vorrei iniziare l'intervento con questa immagine.
datata novembre 1945. La città è la mia città, Torino. Ed è una foto emblematica di quella che appare la situazione di molte città italiane ed europee che dovevano fare i conti con la pesante eredità morale e materiale lasciata dalla guerra. E quindi fu un dopoguerra lungo, tormentato, traumatico, che segna veramente l'intera Europa uscita in ginocchio dal conflitto. Perché? Perché trasporti e comunicazione erano da ricostruire. Quanto restava delle industrie stentava a ripartire. E poi, appunto, c'erano le macerie, l'ascito dei bombardamenti che danneggiarono il patrimonio abitativo di intere città. E questa fu, ad esempio, una realtà colta anche da un attento e acuto osservatore come Primo Levi, che nella tregua, il suo romanzo del lungo ritorno a casa dall'inferno di Auschwitz, ebbene restituisce, ad esempio, la visione spettrale di Budapest, ridotta, come scrive, a un nugolo di ruderi, baracche provvisorie e strade deserte. Oppure dipinge Vienna come una città macinata e sconvolta dai bombardamenti. E quindi qual è la fotografia? La fotografia è quella di paesi nei quali mancava tutto. Case, scuole, strade, ferrovie, mezzi di trasporto e, più di ogni altra cosa, anche il cibo, la cui scarsità portò a toccare i livelli della vera e propria fame. Se è vero che ancora nel 1946, secondo una statistica dell'ONU, registra un indice di nutrimento medio al di sotto delle 1500 calorie giornaliere. Ecco, ma la guerra aveva portato con sé un'altra pesantissima eredità, e cioè quella di milioni di profughi. Fiumane di disperati, li definisce Tony Judd nel suo bel volume Dopoguerra. Fiumane di disperati che quindi attraversavano veramente lungo una linea immaginaria tracciata da Danzica a Trieste, le strade dell'intero continente. E quanti erano? Tantissimi. Si trattava di almeno 20 milioni di persone, quindi 20 milioni di donne, di uomini, quindi di storie individuali e storie collettive, che di fatto ridisegnano gli scenari di intere città, chiamate a ospitare in campi di transito o centri o in rifugi di fortuna, quelle che sono delle nuove e improvvise presenze. Tra loro, appunto, il nucleo più numeroso era costituito dai cosiddetti Vogdeutschen, cioè i 12 milioni di tedeschi etnici espulsi da Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, quindi dall'area dei Sudeti, e più in generale dai territori dell'Europa centro-orientale, dove risiedevano da generazioni, oppure vi erano stati collocati dalla politica di espansionismo pantedesco intrapresa da Hitler. Chi completava il quadro? Allora, a completare il quadro c'erano poi circa 7-8 milioni di displaced persons, è una definizione coniata dagli alleati nella primavera del 1945 per indicare quanti trovassero al di fuori del proprio paese di origine per ragioni connesse alla guerra. Altri profughi postbellici furono invece inseriti nella categoria di refugees, che inizialmente fu in realtà utilizzata negli anni precedenti il conflitto in riferimento agli ebrei in fuga dall'Europa occupata, quindi comprendeva, e che invece adesso comprendeva quanti fossero impossibilitati oppure contrari a rientrare in patria. Perché? Perché non solo avrebbero potuto essere vittime di persecuzioni, quindi a sfondo etnico, religioso o politico, ma anche perché il loro paese d'origine, a seguito del nuovo assetto geopolitico del continente, semplicemente non esisteva più. Ad esempio, è il caso degli ucraini, parte dei quali aveva combattuto a fianco dei tedeschi o aveva deciso di andare a lavorare in Germania, i cosiddetti Ostarbeiter, che avrebbero poi conosciuto, come dire, anche le difficoltà del lavoro coatto, che erano contrari a rientrare in patria, in una patria che ormai si era configurata all'interno del blocco sovietico. Oppure la stessa cosa accadeva ai baltici, quindi agli esteri, ai lituani, ai letti, che erano impossibilitati a rientrare nel loro paese
Perché si trattava di paesi che come realtà statuali indipendenti erano tramontati. E quindi si trattava in generale di uomini, di donne e di uomini vittime di che cosa? Degli eventi bellici e della contrastata ridefinizione dei confini, che vengono espulsi a forza dai territori dell'Europa centro-orientale e si trovano dunque, parafrasando il titolo di un bellissimo libro di cui consiglio la lettura su questo tema di Silvia Salvatici, appunto senza casa e senza paese. Ora, assistiamo quindi, ecco qui c'è una cartina che credo sia molto esemplificativa, cioè noi a cosa assistiamo? Assistiamo a uno dei temi portanti dell'Europa post-bellica, e cioè quello degli spostamenti forzati di popolazione, che si snodano, appunto come si vede molto bene da questa cartina, veramente lungo una linea tracciata dal Baltico all'Adriatico, e che si intersecano a pieno con i tratti della politica internazionale, che sancendo ai tavoli delle trattative i nuovi confini europei, porrà milioni di uomini e di donne di fronte all'esigenza, sotto la spinta di pressioni espulsive divenute sempre più insostenibili, a fare che cosa? A lasciare i territori in cui vivevano da generazioni per riunirsi alle patrie sconfitte. Ecco, emblematico, e lo ripeto, è il caso delle popolazioni dei tedeschi residenti in Germania, Polonia e Ungheria, che di fatto vennero assimilate dai vincitori nazisti sconfitti e quindi caddero vittime di espulsioni selvagge e indiscriminate da territori in cui risiedevano veramente da decenni. Espulsioni che si svolsero in un clima di pressioni e violenze che portò a circa 1 milione di vittime, perite a causa appunto di violenze dirette, di privazioni, due prigionie o malattie. Ecco, io prima ho parlato di tavoli delle trattative. Perché? Perché sarà la conferenza di Potsdam che vide nell'estate del 45 i tre grandi, quindi Stalin, Truman e Churchill, poi sostituito da Clement Attlee, fresco di vittoria elettorale, appunto vide i tre grandi sedersi intorno a un tavolo e dare di fatto legittimità normativa e prosecuzione formale a quelle espulsioni spontanee di cui abbiamo parlato, della prima fase, decidendo quindi di attuare, dandone veramente piena legittimità normativa, veri e propri spostamenti forzati di popolazione. Cosa venne stabilito a Potsdam? A Potsdam venne stabilito come la popolazione tedesca rimasta in Polonia, Cecoslovacchia e Ungheria dovesse essere trasferita in Germania. Ora, l'articolo 12 del protocollo finale, quindi quello redatto al termine dei lavori della conferenza, cosa sottolineava? Sottolineava che questi trasferimenti avrebbero dovuto essere effettuati, e vi cito proprio un passaggio, in modo umano e ordinato. Ebbene, in realtà, quando queste parole venivano dettate, 1,5 milioni di tedeschi era già stato espulso dalla Polonia e dalla Cecoslovacchia, nel periodo che più tardi venne definito delle cosiddette espulsioni selvagge, per differenziarle da quelle avvenute successivamente alla firma alla conferenza di Potsdam, che in generale vengono portate avanti in modo, come dire, meno caotico e meno brutale. Ecco, però, occorre sottolineare un altro aspetto, e cioè che all'atto pratico ai tedeschi non fu comunque lasciata praticamente nessuna possibilità di scelta. Ecco, e questo lo comprese, tra gli altri, anche Hanoar McCormick, che era una tra le più note reporter di guerra in Europa, nonché firma di punta del New York Times. Il 26 ottobre del 1945 pubblica sul quotidiano statunitense una sua corrispondenza, nella quale annotava come le espulsioni si svolgessero in condizioni, e vi cito un passaggio del suo contributo, che non avevano precedenti nella storia.
Ecco, cosa scriveva McConnell? Scriveva che chiunque veda con i propri occhi gli orrori che l'accompagnano non può avere il minimo dubbio che si stia compiendo una delle decisioni più disumane mai prese dai governi che dovrebbero essere votati alla difesa dei diritti umani. E quindi, questo per dire che cosa? Per dire che non sembrava esserci spazio per i trasferimenti umani e ordinati richiamati dai capi di governo delle tre potenze alleate. Ora, tanto in Polonia quanto in Cecoslovacchia, quindi soffermandoci anche seppur brevemente sui casi di maggior rilievo, le pratiche espulsive furono dettate fondamentalmente da che cosa? Dall'avversione di massa per il nazismo e per quanto esso aveva rappresentato. E questo dunque portò a identificare la popolazione tedesca con il nazismo stesso e quindi seguendo fondamentalmente una logica basata sul principio di colpa collettiva piuttosto che su quello delle effettive responsabilità individuali. Quindi accompagnate dall'applicazione di norme legislative, le espulsioni avvennero con ritmi incalzanti. Rastrellate e individuate, le persone avevano poche ore per raccogliere i propri effetti personali, oltrepassare il confine e trasferirsi in territorio tedesco. Quanti non partirono a piedi vennero trasportati in treno su vagoni che in Polonia non differivano in realtà di molto, questo ci raccontano tendenzialmente le cronache dell'epoca, da quelli che solo qualche mese prima erano stati utilizzati dai nazisti per condurre gli ebrei nei campi di concentramento. Furono circa 8 milioni i tedeschi espulsi dalla Polonia, mentre 3 milioni quelli espulsi dalla Cecoslovacchia. Vediamo altri casi, ad esempio quello ungherese. A chiusura del quadro occorre sottolineare come esempio dall'Ungheria. Furono interessate, l'espulsione riguardarono circa 170.000 dei 500.000 tedeschi residenti nel paese, mentre in Romania le persone coinvolte furono 65.000. Differente fu il discorso relativo alla Jugoslavia, dove la maggioranza dei tedeschi, erano circa 500.000, fuggì nella fase finale del conflitto, mentre gli altri vennero espulsi dal nuovo potere titino che procedette anche alla confisca delle loro proprietà. Ecco, questo era un quadro di fondo, cioè perché io ho tracciato un quadro della situazione europea, quindi ci avviciniamo a trattare l'argomento di oggi. Beh, perché se ci pensiamo bene, se ci riflettiamo, l'esodo Giuliano Dalmata rappresenta il tassello italiano di un mosaico più complesso, e cioè quello degli spostamenti forzati di popolazione. Per cui la prospettiva europea rappresenta un riferimento essenziale al quale guardare, consentendo non solo di contestualizzare al meglio la vicenda Giuliano Dalmata, ma anche di eseguire un'altra operazione, cioè quella di evidenziare similitudini tra l'esodo Giuliano Dalmata e altri fenomeni coevi, dando quindi voce ai diversi esodi caratterizzanti la fine della Seconda Guerra Mondiale, dando voce alle trasformazioni e alle contraddizioni seguite su coordinate geografiche differenti allo spostamento dei confini dopo la fine della guerra. Quindi, ripeto, la prospettiva europea è essenziale e rappresenta veramente un quadro importantissimo al quale guardare a fare riferimento. Allora, adesso andiamo ad analizzare nel dettaglio la vicenda dell'esodo Giuliano Dalmata. Prima di farlo, quindi per meglio addentrarci, dovremmo fare una sorta di carrellata, no? Di quelli che sono i mutamenti di questo confine mobile, che avvengono sostanzialmente nell'arco di, tra il 45 e il 54, con un'ultima appendice nel 1975. Allora, il primo passaggio è legato a una data, 9 giugno 1945.
quando appunto la guerra ormai è finita, le diplomazie di Stati Uniti, Gran Bretagna e Jugoslavia siglano a Belgrado un accordo volto a dividere l'intera area del litorale adriatico in due zone, tracciato lungo questa linea di demarcazione che vedete tratteggiata, la cosiddetta linea Morgan, che prende il nome dal capo del generale William Morgan, cioè dal generale William Morgan, che era capo di Stato Maggiore dell'esercito inglese. Cosa prevede sostanzialmente la linea Morgan? Prevede la divisione del territorio in due parti. Abbiamo una parte orientale denominata zona B, comprendente quindi l'Istria, Fiume, Zara e le isole del Quarnaro, che viene affidata in amministrazione provvisoria al governo militare jugoslavo. Mentre la parte a ovest della linea, la cosiddetta zona A, costituita da Trieste, Gorizia, il territorio di Treviso e, attenzione, la vedete nella punta, nell'estrema punta meridionale, la città di Pola, viene affidata a un'amministrazione militare alleata. Quindi questo è il quadro che emerge dopo l'accordo di Belgrado. Accordo che però, come dire, non rappresentava la conclusione delle trattative diplomatiche, ma costituiva, al contrario, un punto di partenza intorno al quale discutere per raggiungere future e definitive intese, che ebbero un primo importante punto di svolta a Parigi, quando il 29 luglio del 1946 si aprì la conferenza della pace, alla quale appunto era invitata anche l'Italia. Chi è che rappresentava l'Italia? L'Italia era rappresentata da Alcide De Gasperi, presidente del Consiglio, con la delega al Ministero degli Affari Esteri, che, come dire, era chiamato a portare a termine un'impresa che potremmo definire tranquillamente ai limiti dell'impossibile. Perché? Perché stretta tra le richieste di annessione avanzate dalla Jugoslavia di Tito, dalla necessità anglo-americana di mantenere Trieste, di mantenere il controllo di Trieste per farne che cosa? Per farne una sorta di baluardo da deporre, da contanteporre, scusatemi, all'avanzata comunista. La diplomazia italiana si trova in una condizione di debolezza estrema, tale di fatto da non poter opporsi con argomenti convincenti a decisioni che in linea di massima erano già state prese dalle potenze vincitrici. E su questo appunto c'è proprio un passaggio, no? Molto significativo del discorso di De Gasperi, che aprì il suo discorso appunto con la frase, insomma, piuttosto nota: sento che è tutto tranne la personale cortesia è contro di me. Allora, quindi cosa accade? Accade che il 10 febbraio viene firmato il trattato di pace, che lungo, come dire, il confine orientale prevedeva per l'Italia una consistente amputazione territoriale. Perché? Perché all'Italia vennero assegnate Gorizia e Monfalcone, unitamente alle estremità occidentali della Venezia Giulia. Mentre la sorte di Trieste, che vedete appunto tratteggiata nella cartina, Trieste, che tra l'altro era città simbolo e obiettivo primario di molte delle forze in gioco, la sua sorte fu quella di essere internazionalizzata attraverso l'istituzione del cosiddetto territorio libero di Trieste, che a sua volta veniva suddiviso in due parti: una zona A che abbracciava un'area compresa da Duino a Muggia, e quindi comprensiva anche della città giuliana, che venne affidata a un governo militare alleato, e in una zona B, comprendente la parte nord-occidentale dell'Istria, retta dall'amministrazione jugoslava, che nel frattempo si era vista assegnare anche Pola, Fiume, Zara e le restanti parti dell'isola del Quarnaro. Ora, a Parigi, la diplomazia italiana, alla quale peraltro non fu, cioè, non, come dire, non fu sufficiente, ecco, per riequilibrare in un certo senso i piatti della bilancia, nemmeno la carta della resistenza giocata da De Gasperi,
non poté far altro che raccogliere dunque che cosa? Quanto seminato dal fascismo e da una guerra che Mussolini aveva fortemente voluto e che aveva visto appunto l'Italia come paese aggressore e sconfitto. Questo è quello che avviene a Parigi. Il Trattato di Parigi entra in vigore il 15 settembre del 1947 e venne poi superato da un altro trattato, cioè dal Memorandum di Londra, che venne firmato tra Italia, Jugoslavia, Gran Bretagna e Stati Uniti il 5 ottobre del 1954. E fondamentalmente quali erano gli effetti del Memorandum di Londra? Si pone fine al governo militare nelle due zone del territorio libero di Trieste e si stabilisce, la vedete tratteggiata in rosso, una nuova linea di demarcazione che, mutata rispetto alla linea Monan, assegna appunto la zona A e la zona B all'Italia e Jugoslavia. Naturalmente, appunto, venendo meno il governo militare nelle due zone del territorio libero di Trieste, abbiamo appunto, si vede dalla prima pagina del nuovo Corriere della Sera, il ritorno di Trieste all'Italia. Allora, il cerchio quando si chiuderà? Il cerchio si chiuderà soltanto nel 1975 a Osimo, con quello che può essere di fatto considerato come l'ultimo atto del dopoguerra, e cioè la firma appunto del Trattato di Osimo, che sancisce il carattere definitivo del confine italo-jugoslavo. Cosa prevedeva il documento? Il documento di fatto prevedeva la rinuncia da parte dell'Italia a ogni tipo di sovranità sull'ormai ex zona B del territorio libero di Trieste, mentre dal canto suo la Jugoslavia rinunciava, cioè abbandonava ogni ambizione in zona A. E quindi di fatto la linea di demarcazione tra la zona A e la zona B divenne così ufficialmente il confine tra i due paesi. Ecco, io ho tracciato questo quadro perché è essenziale, no, capire quali furono i mutamenti di confine all'interno di questi territori. Anche perché appunto contemporaneamente mutamenti di confine, quindi c'è tra il 1947 e il 1954, ma poi vedremo anche dopo, beh, questo è un periodo di dolorosi traumi per la penisola istriana, che viene abbandonata dalla quasi totalità della popolazione italiana, protagonista di un vero e proprio esodo che coinvolge tra l'85 e il 90% dell'intera comunità di lingua italiana. Ora, la prima ondata, cioè la prima, scusatemi, la prima domanda alla quale rispondere credo sia quanti sono gli italiani che parlano, insomma, 90%, va bene, ma quali sono le cifre reali, insomma, puntuali dell'esodo? Diciamo che le stime più puntuali, appunto frutto di analisi su fonti statistiche e demografiche, parlano di un flusso di circa 300.000 persone, 302.000 persone per l'esattezza, all'interno delle quali beh, la componente italiana rappresenta con 250.000 persone la quota maggioritaria. Quindi su 300.000 gli italiani sono all'incirca 250. Ecco, come dire, è interessante notare anche un altro aspetto, cioè chi sono gli altri 50.000? Ebbene, tra questi 50.000 noi abbiamo una rappresentanza di 34.000 sloveni e 12.000 croati, in gran parte di origine istriana, che appunto decidono di lasciare il territorio istriano. Ecco, io ho parlato di 250.000 persone, peraltro è, come dire, un dato confermato anche dalla stessa presidenza del Consiglio italiano, che in una nota riservata datata 26 luglio 1955, appunto parla di 255.000 profughi provenienti dalla Venezia Giulia. Quindi
le stime sono a grandi linee queste, queste che vi ho che vi... Ora, qual è però il significato? Ecco, cioè, la cifra esatta ha, come dire, un'importanza, seppure la sua importanza, naturalmente, però, come dire, ha un peso relativo. Cioè, nel senso che, a mio avviso, non muta il significato storico della vicenda, che è quello di una frattura che con la scomparsa del gruppo nazionale italiano da una delle sue aree di insediamento storico, beh, spezza una linea di continuità che durava dai secoli precedenti. E questo è un passaggio fondamentale. Allora, le cifre. Vediamo quali sono i tempi dell'esodo, che sul piano cronologico può essere definito come un processo che dura, diciamo, all'incirca più di un decennio, perché inizia nel 1944, lo vedremo con le partenze da Zara, e termina nel 1956, anche se alcune partenze a singhiozzo, potremmo dire, si verificarono poi anche fino alla fine degli anni 50 e nella prima metà degli anni 60. Ecco, però, al di là appunto, diciamo che le partenze, al di là dell'anomalo caso di Zara, che poi vedremo, anomalo perché la partenza della popolazione italiana viene a guerra ancora, noi possiamo distinguere chiaramente due grandi ondate principali. La prima si svolge tra il 1947 e il 1951 e ha come teatro principale le città di Fiume, la città di Pola e quelle degli altri territori del Mista annessi alla Jugoslavia. Prima ondata. La seconda ondata, e ultima ondata, si registra invece quando? Si registra tra il 1953 e il 1956 e coinvolge soprattutto la popolazione italiana della zona B del territorio libero di Trieste. Ora, questi sono i tempi, però analizzando i dati, noi vediamo una cosa. E cioè, vediamo come le partenze di massa si concentrano in realtà intorno a due momenti fondamentali, cioè ci sono proprio dei picchi di partenza, intorno a due momenti chiave, due momenti fondamentali. E quali sono? Sono la firma del Trattato di Pace di Parigi, quindi il 10 febbraio 47, e quella del Memorandum di Londra nel 54, che oltre ad assicurare la possibilità di esercitare il diritto di opzione, e cioè optare per la cittadinanza italiana, cioè scegliere la cittadinanza italiana e trasferirsi in Italia, beh, suscitano un grande impatto emotivo sulla popolazione italiana, che dopo aver atteso e sperato vivamente, fortemente, nell'assegnazione all'Italia di questi territori, beh, con la firma dei trattati vede di fatto svanire le proprie speranze e quindi prende coscienza del carattere definitivo dell'amministrazione jugoslava, rendendosi conto, come ha scritto un sensibile e profondo conoscitore e narratore di queste terre, Fulvio Tomizza, nelle pagine del suo romanzo La miglior vita, appunto gli italiani si resero conto che i nuovi venuti non se ne sarebbero mai andati, scrive Tomizza, che la loro amministrazione non sarebbe stata provvisoria. E quindi, stante tale situazione, la scelta per la comunità italiana appariva piuttosto chiara. Cambiare, rinunciando alla propria identità, oppure abbandonare la propria terra. E appunto abbiamo visto come la gran parte di essa deciderà di partire. Ecco, qui occorre però puntualizzare un altro elemento, e cioè sgomberare il campo da ogni interpretazione riduzionista, tendente a equiparare gli esuli allo status di emigranti, o potremmo dire di optanti, no? vista la possibilità di esercitare il diritto di opzione offerta dai due trattati. Perché? Perché noi dobbiamo evidenziare come, per definire l'esodo, non possa essere
utilizzato il termine di migrazione volontaria, dal momento che si tratta, al contrario, di una separazione forzata che ha alla base un forte carattere costrittivo. Ora, se è vero che, come dire, le autorità che da parte del governo jugoslavo, da parte dei poteri popolari, ecco, non furono mai emanate né leggi né disposizioni formali di tipo espulsivo che obbligavano gli italiani a partire, lo è altrettanto il fatto che le stesse autorità si resero responsabili di che cosa? Di pressioni fisiche, morali e ambientali protratte nel tempo e che furono tali da determinare per la componente italiana una sorta di vera e propria invivibilità, di fronte alla quale, come dire, la scelta dell'abbandono, la strada dell'abbandono rappresentava l'unica via percorsa. Quindi, ripeto, sebbene l'esodo non fu un fenomeno programmaticamente e istituzionalmente organizzato dai poteri popolari, noi possiamo ipotizzare che cosa? Possiamo ipotizzare come fu proprio l'esercizio del potere jugoslavo a preparare il terreno, creando quindi nella comunità italiana le condizioni necessarie a partire. E dunque noi siamo di fronte a che cosa? Siamo di fronte a quella che appare veramente una solida connessione tra esodo, azione dei poteri popolari e costruzione di una nuova società socialista, che, attenzione, mette in campo che cosa? Una serie di modifiche rilevanti sul piano economico, sociale, culturale, ideologico, i cui riflessi colpiscono in misura maggiore la componente italiana. E quindi, riassumendo, noi dobbiamo, cioè possiamo analizzare l'esodo come che cosa? Come veramente la tappa finale di un processo. Di un processo che, se ci pensiamo bene, quando inizia subito dopo la guerra e termina con la costruzione e il consolidamento dello Stato jugoslavo. Ora, io ho parlato appunto di cifre, di tempi, abbiamo visto appunto come l'esodo fosse una, insomma, ci sia una solida appunto connessione con i poteri popolari. Andare a vedere adesso le tre tappe, no? principali dell'esodo. Cominciamo appunto da quello che io ho definito l'anomalo caso di Zara. Perché anomalo? Perché qui l'esodo della popolazione italiana vive la sua prima stagione quando la guerra è ancora in corso. E perché rappresenta un'eccezione Zara? Per un, come dire, per un sostanziale motivo di fondo. E cioè che qui, inizialmente, la spinta a partire non è data dal carattere definitivo dell'amministrazione jugoslava, quanto piuttosto dai 54 bombardamenti alleati che dal 2 novembre del 43 al 31 ottobre del 44 colpirono la città d'arte, provocando la morte di almeno 2000 abitanti, e la distruzione pressoché totale delle abitazioni, si parla, si messono vicino all'80%, al punto che Enzo Bettizza nel suo libro Esilio definirà la città come la Dresda dell'Adriatico. Ora, cosa succede? Succede che quando il peso dei bombardamenti diventa sempre più gravoso, quindi costringendo la popolazione a vivere sotto cumuli di macerie, in condizioni di gravissimo disagio, la gran parte degli zaratini dà vita a uno sfollamento senza ritorno, che di fatto si trasforma in esilio. Dove si dirigono? Alcuni si dirigono verso le campagne circostanti, altri invece decidono di spingersi a bordo del piroscafo Sansevo verso Trieste, Venezia o le regioni affacciate sull'altra sponda dell'Adriatico. Chi resta in città? In città resta una minima parte di italiani, molti dei quali scelgono la strada dell'abbandono già nell'autunno del 44
e cioè subito dopo l'arrivo dei poteri dei partigiani fidini e l'instaurazione del potere di Boslav, il cui avvento trascina con sé una lunga scia di violenze con i quali essi sono costretti a convivere. Ora, proviamo anche qui a dare delle cifre che sono cifre di massima, non assolutamente. Diciamo che a Zara, dove nel 1940, secondo il censimento, risiedevano circa 21.370 abitanti, restano poco meno di 10.000 persone. Questo è quello che avviene a Zara. Ecco, qui sì, vi ho parlato dei bombardamenti, ecco, queste sono un paio di immagini dei bombardamenti. Dopo Zara, appunto, andiamo a vedere l'altra fase, no? La prima fase dell'esodo, quindi quella che riguarda soprattutto le città di Fiume e di Pula. Fiume aveva circa i tre quarti della popolazione italiana. E tra la popolazione italiana matura, direi, fin da subito una percezione, e cioè quella che l'annessione della città alla Jugoslavia, come dire, era fondamentalmente scontata, ed è una convinzione che si diffonde ben oltre, cioè ben prima, scusatemi, della definizione ufficiale dei confini. In seguito a che cosa? In seguito all'atteggiamento tenuto dalle grandi potenze che non sembravano voler mettere in dubbio l'inserimento della città nel novero della Jugoslavia. E quindi a partire dalla fine dell'estate del 1945 inizia l'esodo degli italiani, che assume proporzioni consistenti già nel 1946. Perché questo? Perché tra il marzo 46 e il settembre 47 abbandonano la città circa 20.000 persone, alle quali se ne aggiungono altre 9.300 alla fine del 48. E quindi complessivamente le partenze da Fiume ammontano a circa 32.000 unità, su un totale di circa 52.000 abitanti. E questo avviene nonostante, vediamo qui, le limitazioni imposte dalle autorità jugoslave, che oltre a rallentare le operazioni di concessione del lasciapassare, cioè quindi magari lo danno al marito e non alla moglie, eccetera, pongono come condizione essenziale per il rimpatrio d'Italia che cosa? Beh, la consegna senza rimborso di tutti i beni al governo jugoslavo. E quindi gli italiani che si apprestano a partire si trovano veramente avvolti in una situazione di sconforto, isolamento, la cui eco, ad esempio, si ritrova nelle pagine bellissime, secondo me, di Marisa Madier, che in un suo volume intitolato Verde Acqua ricorda come subito dopo la scelta di lasciare la città la sua famiglia fosse stata sottoposta a un anno di emarginazione e persecuzione tradotta nel licenziamento immediato del padre dal posto di lavoro che occupava da anni. Quindi questo è quello che accade a Fiume. L'altra tappa cruciale della prima fase dell'esodo è costituita dalle vicende di Pola. Pola, città occupata dalle truppe angloamericane, vera e propria enclave, perché? Perché parte della zona A, politicamente, pur trovandosi sul piano geografico in piena zona B. Le aspettative dei polesani, quando sono disattese? Sono disattese quando, insomma, al tavolo delle trattative viene decretata la cessione della città alla Jugoslavia. Una decisione accolta come un trauma collettivo dall'intera popolazione che intraprende in massa la via dell'esilio. Sul piano cronologico, l'esodo dei polesani, che nell'agosto del 46 conoscono la tragedia di Vergarolla, cioè quando delle mine residuati bellici esplodono nella spiaggia di Vergarolla, poi magari ci torniamo se abbiamo tempo dopo, diceva appunto l'esodo dei polesani si registra tra il dicembre del 46 e il febbraio-marzo del 46. Quindi prima dell'entrata in vigore del Trattato di Parigi e del passaggio della città alla Jugoslavia, che era previsto appunto per il 15 settembre del 1947. E quindi noi a Pola abbiamo un esodo preventivo che coinvolge 28.000 persone su un totale di 32.000 abitanti. Ecco, come partono i polesani?
Beh, allora qualcuno, e lo vedete questa immagine, decide di allontanarsi, di partire con il treno o con i mezzi pubblici. Gli altri lasciano Paul a bordo della motonave toscana, nota anche nell'iconografia. E c'è un piroscafo messo a disposizione dal governo alleato che tra il 3 febbraio e il 20 marzo del 1947 compie 10 viaggi, 7 con scalo a Venezia e 3 con scalo nel porto di Ancona. Trasporta complessivamente 11.900 persone, la media di circa 1.180 passeggeri per ogni viaggio. Ora, io vi dicevo, Pola è una città appunto governata dagli anglo-americani, naturalmente prima di passare alla Jugoslavia. Ebbene, la presenza anglo-americana consente ai mezzi di comunicazione di documentare in presa diretta le vicende dell'esodo, che ha comunque un grande impatto anche mediatico sull'opinione pubblica. E dunque Pola cosa diventa? Pola diventa la città simbolo dell'esodo, che viene seguito da reportage, articoli di quotidiani, fotografie e filmati che restituiscono la cronaca e le immagini di veramente di una città che si svolge. Ecco, in questo senso credo siano le parole di una scrittrice, Nelida Milani, che restituiscono l'atmosfera che avvolge l'esodo, la città durante l'esodo. Cosa scrive? Paola si presenta, appunto, secondo la Nelida Milani, come un mondo, e ve la cito, abbandonato, deserto e nudo. Se n'è andato il brusio proveniente dalla casa dei vicini, se ne sono andate le famiglie, le abitudini, le compagnie. Tutto ciò che rendeva poetica la vita. Parole quindi che sembrano essere che cosa? Una città vuota, senza la vitalità di fatto dei rumori, dei suoni e delle voci che, come dire, prima dell'esodo la rendevano. L'ultimo flusso, l'ultima scia dell'esodo, appunto l'abbiamo visto, si verifica a cavallo della firma del memorandum di Roma, quindi tra il 1953 e il 1956. Ebbene, anche in questo caso noi siamo di fronte a che cosa? Un fenomeno che ha nella relazione instaurata tra le partenze di massa e la certezza dell'amministrazione jugoslava un tratto di continuità con quello precedente. Cosa mutano rispetto alla zona A? Non mutano le dinamiche, nel senso che anche qui le fughe individuali si mescolano con quelle, le fughe collettive si mescolano con quelle individuali. Ma mutano soprattutto i tempi, che appunto in questo caso si rivelano molto più dilatati. Perché? Perché di fatto la popolazione italiana resta qui nella speranza di veder cessare l'amministrazione jugoslava. Però, a fronte di una situazione che non lascia più benché minimo margine di speranza, anche nella zona B, gli italiani che avevano resistito 10 anni all'amministrazione jugoslava, subendo peraltro lo stesso trattamento dei loro connazionali in zona A, decidono di andare via. E quindi, come ci scrive Fulvio Tomizza, nel suo bellissimo romanzo Materada, in breve tempo presentare la domanda, caricare le proprie robe sul camion, era diventata una moda. La nuova moda di Giurazzani e degli altri paesi che non avevano mai visto campanile più lontano di quello di Bue, né strada più larga né monte più alto. Quindi uno spopolamento anche in questo caso. Quanti sono, vedete le cifre, sul piano numerico prima del 48 partono dalla zona B circa 17.000 persone, mentre invece appunto tra il 53 e il 56 altre 24.000, quindi complessivamente noi abbiamo una partenza di circa 41.500 unità. A esse si aggiungono anche in questo caso una cosa interessante, 3.000 tra sloveni e croati. Quindi, tempi, appunto, luoghi, cifre, vediamo adesso nel dettaglio quali sono, cioè cosa spinge a partire, cioè quali sono le motivazioni dell'esodo. Beh, intanto occorre precisare un aspetto, e cioè che l'esodo appare come una scelta multicausale, alla base della quale si intrecciano una molteplicità di fattori. Quindi elementi di natura politica, economica,
culturale, sociale. Anche qui sgombriamo il campo, cioè nel senso che appare evidente come la dimensione della paura, il ricordo delle violenze subite, eserciti un massiccio potere mobilitante su larghi strati della popolazione italiana. Però attenzione, lo fa nella stessa misura di altri elementi, uno su tutti, ad esempio, e cioè lo scorrere della vita quotidiana nella Jugoslavia di Tito, che di fatto costituisce una delle grandi premesse all'esito. Perché? Perché è una vita segnata da difficoltà, da incertezza, per esempio, per l'avvenire dei propri figli, destinati a essere assorbiti dagli ingranaggi di un sistema che, ad esempio, sostituisce le scuole italiane con quelle croate, le gite domenicali con il lavoro volontario, e che offre un presente di grande, grande precarietà. Però c'è anche dell'altro che spinge a partire. Ad esempio, l'esodo è inteso come una precisa presa di posizione, quindi si configura come un atto di contrarietà al nuovo corso politico rappresentato dalla Jugoslavia di Tito. Altre motivazioni vanno poi, ad esempio, ricercate nella mutata situazione economica che si viene a creare dopo il passaggio dell'Istria alla Jugoslavia e al successivo affermarsi, ad esempio, di alcuni provvedimenti legislativi che indeboliscono economicamente, socialmente e culturalmente la comunità italiana. Ecco, a ciò si unisce, questo spesso è sottovalutato, ma io credo sia invece molto importante, molto significativo, cioè si unisce anche che cosa? L'affiorare di particolari meccanismi psicologici in grado di far scattare veramente una vera e propria reazione a catena, una sorta di vera e propria psicosi collettiva nella quale ogni partenza sembra richiamarne un'altra. Ecco, però dove vanno gli esuli? Allora, una parte di Giuliano Dalmati costituirà un serbatoio per l'emigrazione transoceanica verso l'Australia e il continente americano. Lo sarà poi soprattutto tra il 49, 51, 53, insomma, quando riescono a entrare nei programmi di emigrazione assistita dell'UNRWA, dell'IRO, ma questo è un altro discorso. Insomma, parte di loro, una minima parte, andrà verso l'Australia e il continente americano. La gran parte, invece, sceglierà l'Italia come tappa finale. Ed è un flusso che, contrariamente insomma, a quello che magari si potrebbe pensare, cioè che si stabilisce soltanto nelle aree del vicino Friuli o nelle zone del Veneto, no. Perché? Perché si distribuiscono a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale. Un censimento del 1958, quando l'esodo appunto era ormai ultimato, appunto ci dà dei dati significativi, cioè l'82% dei Giuliano Dalmati è arrivato nell'Italia del Nord, il 10% in quella centrale e l'8% in quella meridionale. Naturalmente, appunto l'arrivo di Giuliano Dalmati coinvolge anche il Piemonte, che è la prima regione, dopo appunto Veneto e Friuli dell'Italia del Nord, ad accogliere numericamente esuli Giuliano Dalmati. La gran parte arriveranno a Torino, una minima parte, appunto, secondo questo censimento, sono circa poco meno di 300 persone, come vedete, arriverà ad Asti. Ecco, arrivano in Italia. E qui c'è un altro aspetto. Arrivano in Italia portando con sé il minimo indispensabile e quindi si trovano veramente a vivere nella condizione di poveri. E quindi si rende necessario approntare, che cosa? Beh, approntare ai ricoveri destinati ad accoglierli sia sul piano alloggiativo che su quello assistenziale. Perché? Perché nella gran parte dei casi essi non sono in grado di provvedersi con mezzi propri. E quindi troveranno ospitalità all'interno di campi e centri di raccolta, e cioè circa 109 strutture disseminate su tutto il territorio nazionale, all'interno delle quali però la permanenza è tutt'altro che breve. Se noi pensiamo che nel 1963 sono ancora poco meno di 8.500 i profughi ospitati nei 15 centri ancora. Ecco, centri di raccolta sorgeranno anche appunto in Piemonte, a Torino alle casermette, alla caserma Perone Novara e la caserma Passalacqua a Toto. Ecco, ma cosa sono i campi? Sono strutture spesso ricavate da complessi in disuso,
cioè caserme, fabbricati militari, scuole, conventi, ospedali, stabilimenti industriali dismessi, ma anche ex campi di concentramento e prigionia. Ad esempio, la Resea di San Sabba a Trieste, nella prima metà degli anni 50, diventa un campo per poveri. La stessa cosa avviene a Latrina, ad Arezzo, a Servigliano, nelle Marche, o a Fossoli, a Monte. Quindi questo è sono le strutture che diventano campi. Come funzionano i campi? Da chi sono affidati? Da chi sono gestiti? Ma allora, intanto sono regolati da veramente norme precise che regolano l'entrata e l'uscita degli ospiti. Mentre la gestione e l'amministrazione delle strutture è affidata al Ministero dell'Interno, che in concomitanza con altri enti, spesso insomma il Ministero di Assistenza Postbellica, i vari enti comunali di assistenza, si occupa di che cosa? Non solo di gestire le strutture, ma anche di corrispondere forniture alimentari, generi di prima necessità e sussidi in denaro giornalieri ai. Ecco, 109 campi. Come si finisce in un campo rispetto che a un altro? Beh, diciamo che il trasferimento nei campi presuppone, come dire, il compimento di una trafila ben collaudata. Dove inizia? Inizia con una prima tappa nei centri di Venezia e di Ancona, oppure al Silos di Trieste, il vecchio deposito del grano, appunto nei pressi del porto della città. In strutture attrezzate a offrire che cosa? Offrire ricovero, cure sanitarie e vettovagliamento ai profughi che, dopo essere stati censiti, vengono trasferiti a un centro di smistamento di Udine, dove appunto sorge una grande caserma che funge da centro di smistamento, da dove, dopo pochi giorni, partono per il campo di destinazione. Destinazione che però è assegnata non in base alle preferenze dei singoli individui, ma alle effettive disponibilità ricettive delle varie strutture. E quindi questo, vedete, evidenzia anche un altro passaggio, cioè come l'esodo spezzi i legami familiari, perché non è affatto detto che due famiglie di fratelli, ad esempio, che volevano andare entrambe alle casermette di Torino, faccio un esempio, magari alle casermette di Torino c'è posto solo per una famiglia, l'altro magari viene mandato al campo di profughi Cibali in Catania. Tanto per. Ecco, un altro aspetto che volevo vedere con voi è quello di come funziona, no, la vita nei campi, cioè come si vive nei campi. Qui ci sono delle foto emblematiche. Ma tra le tante descrizioni che si potrebbero citare, una ce la offre Pietro Spirito. Pietro Spirito ha scritto un bellissimo romanzo, Il suo nome quel giorno, che è ambientato nel campo profughi di Patriciano, sopra Trieste, costruito da una serie di baracche in legno progettate prendendo spunto da quelle utilizzate per ospitare gli sfollati del terremoto di Messina del 1908. Ecospirito le definisce scatole di legno di 4 metri per 4, quindi prive di riscaldamento, senza acqua corrente, isolate con lastre in Eternit, e appunto disposte nella parte centrale del campo, nel quale sorgevano anche un posto di controllo di polizia, le palazzine dell'amministrazione, i servizi igienici comuni e altri edifici. Quindi il campo comincia già a essere una sorta di città nella città, se mi passate il termine. Un'altra descrizione, ad esempio, spostandoci più a sud, ce la dà una lettera scritta da un nucleo di profughi ospitati nel centro di raccolta di Caserta. Profughi che inviano appunto alla locale prefettura una lettera definendo il campo che li ospitava, ed era cito, come una bruttura umana, una vergogna, perché campo profughi significa promiscuità, vita antigenica, abitudine all'ozio, demoralizzazione completa e annullamento della personalità umana. Ecco, quindi questi passaggi, si vede ad esempio qui, soprattutto qui, evidenziano molto bene che cosa? Quella che è la precarietà e le difficoltà, quelle che sono la precarietà e le difficoltà della vita quotidiana di campo.
in cui appunto interi nuclei familiari vivono in box di pochi metri quadrati, separati gli uni dagli altri da coperte, lenzuola o nei casi più fortunati da barriere di compensato. E quindi ne consegue che nei campi, ad esempio, confluiscono gravi disagi legati agli ambienti malsani, a una nutrizione deficitaria, a precarie condizioni igieniche, nonché alla mancanza di spazi intimi e personali. E quindi noi dobbiamo pensare, ritorno qui, a che cosa? Al centro di raccolta come un'area di marginalità, di isolamento, che separa e non integra, diventando perciò per quelli che lo hanno vissuto un'esperienza molto dura, un passaggio direi luttuoso. Ora, soprattutto questo accade per le generazioni più anziane. Ecco, un altro aspetto relativo a quello che è l'arrivo dei Giuliano Dalmati, su cui dobbiamo concentrarci, è l'assistenza, l'accoglienza e l'assistenza, cioè come sono accolti e assistiti. Ma inizierei dall'assistenza, nel senso che possiamo dividerla in due sezioni, un'assistenza pubblica e un'assistenza privata. Assistenza, elemento questo a mio avviso cruciale, che dovette tenere conto di che cosa? Del contesto di fondo, e cioè quello di un'Italia appena uscita dalla guerra e cui ferite morali e materiali erano, come dire, ancora ben lontane dall'essere immaginate. E quindi abbiamo un'Italia che sul piano pratico accolse e assistette come poteva farlo allora, cioè nella misura in cui poteva farlo allora. Allora, assistenza pubblica. Benissimo. Uno dei, come dire, relativamente all'istituzione, uno dei degli organi governativi che maggiormente si impegnò nell'assistenza ai profughi fu l'Ufficio per le zone di confine, che nasce nel 1947 su volontà di De Gasperi, che ne affida la responsabilità politica a un giovane sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che vedete nella foto, cioè Giulio Andreotti. L'ufficio ricopre che cosa? Un ruolo fondamentale nel coordinamento, cioè coordina il centro e le amministrazioni locali, non solo nella fase dell'assistenza e dello smistamento, ma anche in quella della sistemazione dei profughi di libertà. Rimarrà attivo fino al 1954. Altri due passaggi, altri due enti molto importanti per l'assistenza furono prima la Pontificia Commissione di Assistenza e successivamente quella che vedete qui, l'Opera Nazionale per i Profughi Giuliani, che soprattutto si occupava anche della formazione e dell'educazione dei piccoli profughi attraverso scuole, collegi e colonie. Ecco, ritornare un attimo all'assistenza governativa che è importante. Nel senso che oltre all'aspetto prettamente assistenziale, diciamo che l'azione governativa mirò anche a intervenire in un ambito ben preciso, che è quello del collocamento lavorativo. Quindi cercando di favorire l'assunzione stabile degli esuli nei differenti comparti professionali. A essere coinvolte furono però, almeno inizialmente, soltanto alcune ristrette categorie per le quali la sistemazione poteva essere più agevole rispetto ad altre. Penso ad esempio ai farmacisti, ai quali il governo concesse la possibilità di avviare in Italia la loro attività, oppure i laureati in giurisprudenza che ottennero l'opportunità di essere incaricati nei ruoli organici della magistratura, o ancora i dipendenti statali, come ad esempio quelli del monopolio di Stato, cioè che dalle manifatture tabacchistiane arrivano in Italia, dove gli viene mantenuto il posto di lavoro e vengono riassorbiti nel tessuto, così come avviene per i lavoratori dell'arsenale di Pola, che vengono riassorbiti nelle sedi militari marittime di Venezia, Brindisi, Messina, Taranto e soprattutto la Spezia. Ecco, nel 1952 si scrive però un capitolo fondamentale nel campo dell'assistenza ai profughi, quando viene promulgata la cosiddetta legge 137, meglio nota come legge Scelba, la cui attivazione
impresse una decisa accelerazione all'inserimento lavorativo degli esuli. Perché? Perché la normativa sanciva l'obbligo da parte delle aziende e delle imprese appaltatrici di opere pubbliche di assumere al loro interno la quota del 5% di posti, e stabiliva anche che cosa? La concessione di licenze commerciali e l'iscrizione agli albi professionali per i profughi che nei comuni di nuova residenza intendessero riprendere l'attività commerciali, artigianali o professionali che esercitavano dai territori di provenienza. Ecco, naturalmente si trattò di un impianto normativo di grande rilievo che per la prima volta tentava di fornire un quadro di sistematicità alla materia. Ecco, occorre tenere presente un aspetto però, come dire, un conto sono i dispositivi di legge, un conto è l'attuazione, la pratica di questi dispositivi. E, come dire, ben lo sanno perché hanno provato sulla propria pelle, perché lo hanno provato sulla propria pelle coloro che hanno trascorso molti anni nei campi profughi, a dispetto dell'azione dell'ufficio delle zone di confine e degli sforzi economici ingenti, rilevanti, che furono attuati, naturalmente, appunto, lo ripeto, calati nella realtà dell'Italia. Ecco, da sottolineare inoltre, torno sempre alla legge Scelba, che appunto la legge non si limitò soltanto all'inserimento lavorativo, ma abbracciò anche un importante campo, cioè quello della precarietà abitativa, nella quale gli esuli appunto si trovavano ancora. Perché? Perché la legge stabilì che il 15% delle nuove case di edilizia popolare, nuove abitazioni, edilizia popolare dovesse essere assegnata ai profughi, e quindi questo comportò la nascita in oltre 40 città italiane dei cosiddetti borghi giuliani, e cioè strutture autosufficienti dotate quasi sempre di propri servizi che venivano edificate soprattutto nelle aree periferiche scarsamente edificate, scarsamente popolate delle città. Però furono importanti perché permisero ai profughi di abbandonare progressivamente la precarietà dei campi per trasferirsi in abitazioni vere e proprie, e quindi facilitando il loro inserimento nelle nuove realtà che li accoglievano. Ecco, abbiamo visto l'azione governativa. Contemporaneamente all'azione governativa abbiamo anche l'assistenza della popolazione, che si manifesta in episodi di viva solidarietà, tradottosi in molte città italiane in che cosa? Nell'avvio di sottoscrizioni per la raccolta di fondi, per la donazione di vestiari, indumenti, generi alimentari. E, come dire, uno sguardo molto rapido ai quotidiani dell'epoca sembra confermare quello che ho affermato, allargando il campo addirittura anche al coinvolgimento di aziende, di giornali, di società sportive, mondo dello spettacolo, ad esempio Gary Cooper, protagonista del Buon Samaritano, in occasione della prima del film al cinema, in cinema romano, volle che l'incasso della serata fosse donato a chi? Proprio ai bambini giuliano-grano. E quindi, veramente, cosa testimonia il quadro tracciato? Il quadro tracciato conferma, cioè, come l'arrivo di Giuliano Dalmati sia stato accompagnato da espressioni e manifestazioni di concreta solidarietà che coinvolsero ampi strati della popolazione italiana. Ecco, però, come dire, non fu sempre così. Perché? Perché l'impatto dei profughi con le varie città italiane assunse anche sfumature differenti, facendo emergere i chiaroscuri dell'accoglienza, nella quale trovarono spazio, che cosa? Anche le dinamiche dell'esclusione, che seppur limitate, insomma, affondarono le loro radici tendenzialmente nel pregiudizio. In primis sono pregiudizi di tipo politico, cioè nel senso che i Giuliano Dalmati furono vittime di preconcetti politici, particolarmente diffusi dove? Beh, negli ambienti vicini al Partito Comunista Italiano, i cui militanti guardarono con diffidenza gli esuli, considerandoli non solo, come dire, un possibile bacino, serbatoio di voti per la Democrazia Cristiana,
ma considerando i veri e propri fascisti in fuga, responsabili di lasciare la Jugoslavia di Tito, che, come dire, appariva agli occhi dei militanti comunisti, devo dire perlomeno fino al 48, fino al giugno 48, poi un po' meno, appariva appunto come una sorta di paradiso della classe operaia. E quindi in questa situazione essi assunsero le sembianze di avversari politici identificati con lo stereotipo di Stalin. Gli atteggiamenti di rifiuto però poggiarono le proprie basi su elementi che andarono oltre il solo pregiudizio politico. Ad esempio, nella distratta Italia del dopoguerra, la diaspora istriana assumeva i contorni di che cosa? Di una storia capace di riaprire ferite non ancora rimarginate, cioè la sconfitta della guerra e la perdita delle colonie di parte del territorio nazionale. Ma non era tutto, perché? Perché essi rappresentavano delle nuove bocche da sfamare e assumevano quindi le sembianze di chi? Di scomodi concorrenti ai pochi posti di lavoro che poteva offrire la disgregata Italia del dopoguerra. E questa è una condizione espressa in maniera eloquente da Silvia Dai Prati, che in un suo bellissimo romanzo, Senza salutare nessuno, cosa scrive? Scrive che gli esuli erano, e cito, nell'immaginario e nell'ignoranza comune, i fascisti che venivano a rubare un pane già così scarso. Ebbene, l'intreccio degli elementi finora esposti evidenzia come l'integrazione degli esuli nelle diverse maglie della società italiana fu molto complicata, molto lunga, complessa e difficoltosa. Perché? Perché rimasero per lungo tempo in una condizione di isolamento e emarginazione. E quindi occorrerà attendere la fine degli anni 50 per assistere al compimento del processo di inserimento dei Giuliano Dalmati, diretta conseguenza di che cosa? Dei provvedimenti governativi che abbiamo preso sono stati intrapresi in loro favore e dell'incedere del miracolo economico che ne favorivano il progressivo assorbimento nel tessuto economico e produttivo della società italiana. Ecco, l'esodo però, se ci pensiamo bene, come dire, non ci parla soltanto dei poveri. Perché? Perché allarga lo sguardo all'Italia intera, e cioè alla sua difficoltà di dialogare con gli esuli, alla sua insensibilità di dare forse il giusto peso a quei traumi, però attenzione, non solo in quel tempo, ma anche negli anni seguenti, facendo quindi calare sulla vicenda, come dire, fitti coni d'ombra e dolorose dimenticanze. Un silenzio peraltro che non ha certo aiutato a rimuovere i traumi subiti. E dico questo per sottolineare che cosa? Per sottolineare come l'esodo, a mio modo di vedere, sia veramente l'evento periodizzante della storia del confine orientale e della Venezia giù, sia l'evento che conduce a quella che Raoul Pupo definisce la catastrofe dell'italianità di Africa, cioè quello svuotamento pressoché totale della componente italiana della regione. Ed è un silenzio, poi davvero concludo, che non ha nemmeno aiutato a fare che cosa? A comprendere. Ma, al contrario, ha prestato il fianco a che cosa? Alle tue controverse parziali, deformanti degli avvenimenti, oppure a vere e proprie strumentalizzazioni basate sull'utilizzo di stereotipi cristallizzati. E questo, a mio avviso, vale tanto per l'esodo quanto, direi in linea molto più generale, per le intere vicende del confine orientale. Ecco, io ho terminato, così appunto Mario mi aveva detto un'ora, un'ora e dieci.